Cari amici di Focus, ciao a tutti, sono Federico D'Ambrosio. È un po' che non ci vediamo. E per chi non mi conosce, sono l'autore di questo libro, La via del cuore, manuale di istruzioni per l'essere umano, che è un libro canalizzato. E adesso aspetto che si collega qualcuno e poi iniziamo. Oh, comincia a venire qualcuno. L'argomento di questa sera è lasciare uscire il dolore. È un argomento decisamente impegnativo, per cui mettiamoci comodi e, come si suol dire, allacciamo le cinture di sicurezza. Sembra strano dover fare una puntata su un argomento del genere, però scopriremo insieme che dietro si nascondono tutte le pieghe dell'anima, fondamentalmente. E tutte le esperienze vissute da quando si è dentro la pancia della mamma ad oggi. Oh, cominciamo con i saluti. Ciao Anna, ben arrivata. Quindi cominciamo. Perché intanto bisogna lasciare uscire il dolore, non si potrebbe dire, ma ci convivo da una vita. Perché la devo far uscire? La risposta poi arriverà piano piano. C'è da dire intanto che molte delle nostre sofferenze noi non ce le ricordiamo, ok? Perché c'è un motivo molto semplice. Ci siamo passati sopra. Abbiamo dovuto vivere la nostra vita nonostante certi condizionamenti. E quindi quei condizionamenti, ce li siamo fatti andare così bene, che ora fanno parte della normalità, della quotidianità. E crediamo che la vita vada vissuta così, nonostante tutto. Qualcuno di voi potrebbe pensare che vive all'inferno, no? Infatti, io le chiamo gli inferni personali, ogni essere umano vive nel proprio inferno personale. Il suo compito per uscire dall'inferno è usare l'amore. Perché l'amore è l'unica via per alleviare questo dolore. E poi entreremo anche un po' più nel dettaglio di questo argomento. E quindi bisogna intanto cominciare a riconoscere i nostri stati d'animo, perché noi ci possiamo raccontare un sacco di storie. Io me ne racconto tantissime. Posso essere convinto al 100% che magari una persona non vada bene. Poi però, no? Ti ascolti, viene dentro e ti accorgi che c'è qualcosa in te che non ti va bene. E quindi non riesci a tollerare più niente e nessuno. Tanto si vedono delle cose che si muovono. Ok, allora, partiamo con i saluti. Giovanna, ciao, ben arrivata. Ciao Bruna. Ciao Manu. Ciao Vilma, ciao Maria, ciao Chiara, ciao Fede. Ah, che bello che siete tutti qua, grazie per averci salutato. Passeremo del tempo insieme, quindi sentitevi liberi di interagire, non fatevi problemi. Se avete domande, dubbi, perplessità, condivisioni, siamo qua, siamo qua. Siamo tutti sullo stesso pianeta e quindi vuol dire che non siamo poi così distanti, no? Ciao Clara. E quindi io parto leggendovi un pezzo del libro e commentandolo assieme, perché non c'è cosa migliore che leggere la sorgente, no? Per cui partirei un po', così vi introduco l'argomento. Direttamente dal capitolo della Lasciare uscire il dolore. Scrivo: come avete letto in precedenza, da bambini dentro di noi si registrano tutte le esperienze dolorose. Il cervello utilizza il meccanismo di separazione dalle emozioni per poter proseguire senza apparenti problemi la vita quotidiana. Mi stoppo un secondo perché devo fare un preambolo, no? Visto che il libro qualcuno di voi non l'ha letto, bisogna un attimo capire che cosa sto dicendo. Noi quando siamo piccoli, nasciamo in una famiglia. Qualcuno poi è anche orfano, per cui gli parte anche un altro tipo di problematica, ma tendenzialmente non viene mai nessuno lasciato completamente a se stesso, ha sempre qualcuno che lo accudisce
anche i servizi sociali o i preti e compagni. Ok, quindi comunque ogni bambino cresce in un sistema, cresce in un ecosistema, no, di persone, e queste persone gli trasmettono le basi del vivere qua, perché il bambino non sa come si vive sul pianeta, no? Come la zebra quando partorisce, il figlio deve cominciare a corrergli dietro, perché se no la savana se lo mangiano, e quindi i genitori diventano il loro punto di riferimento, la loro realtà. Noi, ovviamente non avendo predatori, comunque abbiamo dei riferimenti base. I riferimenti base sono i genitori. E loro ci insegnano come si sta al mondo, come si pensa, e ci insegnano anche come vivere le emozioni. E ci insegnano soprattutto come si vivono le relazioni d'amore. Perché i nostri genitori tra di loro dovrebbero vivere una relazione d'amore. E quindi noi attingiamo a quel tipo di relazione per crearci dei modelli sull'amore e sulla relazione di coppia, che poi creiamo nella nostra vita. Inconsciamente, perché alcune volte vorremmo evitarlo a tutti i costi, magari abbiamo avuto delle relazioni disastrose, tipo i miei genitori che sono separati. Io a 16 anni non è che ero molto contento di aver perso la mia famiglia, e quindi nella mia vita ho sempre avuto paura di avere famiglia perché sapevo come andava a finire. Perché nella mia vita quel modello è diventato una cosa che si è radicata così tanto in profondità, dovuta appunto ai dolori e agli eventi traumatici, se così li vogliamo chiamare, che quindi cerchi di evitarlo il più possibile, come la peste, quella cosa. Ma quelle cose che eviti ti seguono all'infinito finché non le guardi bene negli occhi e cominci a trasformare quel dolore in qualcos'altro, coscienza, consapevolezza e magari anche amore. Un percorso lunghissimo, non si fa forse in una vita, io mi auguro di fare almeno dei piccoli pezzi adesso, no? E quindi dicevamo, il bambino in sé registra tutto quello che è il vissuto all'interno del sistema familiare e quindi crea dei modelli dentro di sé e crea anche un'immagine di sé legata a come i genitori si relazionano con lui. Magari voi tutti avete dei genitori amorevoli. Io vi posso giurare che facendo le consultazioni individuali, ne ho sentite di tutti i colori. Ci sono delle persone che per me sono dei miracoli viventi, perché se avessi vissuto la metà delle cose che hanno vissuto loro, sarei già morto. E quindi il bambino, per sopravvivere in un ambiente malsano, chiamiamolo pure tossico, crea dentro di sé dei mondi paralleli e delle immagini completamente distorte della realtà. E quindi la percezione dell'amore viene distorta. Ok? Il cervello che cosa fa? Ha un fantastico meccanismo che a un certo punto, vista tutta questa energia di sofferenza e questi ambienti molto condizionanti, ti stacca dal sentire e quindi tu riesci come bambino a cominciare a evolverti e diventare un adulto. È chiaro che diventi un adulto rigido, che sente poco, ok? Fino a quando, come voi che siete qui adesso, questa sera, e tante altre persone, cominciate a guardare a voi stessi, no? Cercate di guarire le sofferenze, cercate di aprirvi agli regni superiori, all'amore e a tutto quanto quello che c'è. Mi fermo un secondo e vedo se mi avete fatto qualche domanda o condivisione. Ciao Nunzia, ciao Angela, ho la felpa uguale alla tua, ah, forte Angela. Ciao Valeria, ok. E quindi noi alla fine viviamo separati interiormente, quindi questo meccanismo che ci protegge dal dolore ci separa proprio energeticamente dal nostro corpo, perché noi viviamo nella mente e nella proiezione mentale. E quindi riusciamo a vivere serenamente, perché poi il mondo è pieno di attrazioni, l'attenzione è sempre tenuta sotto stress, no? Se pensate al bollettino del Covid che ci sta assillando da mesi, mesi e mesi, questa paura perenne che ci stanno cercando di infondere, ok? La mente resta sempre impegnata e quando non è impegnata, creiamo noi qualche impegno, no? Ce l'andiamo a cercare per tenerci occupati. Perché restare fermi in una stanza a non fare niente, magari al buio o alla luce di una candela e ascoltare, a meno che non fate delle pratiche di yoga apposta, no?
Nessuno lo fa di sua spontanea volontà, si deve forzare, deve costringersi a fare meditazione, che se no la mente è sempre impegnata e ci tiene sempre poi il corpo impegnato di conseguenza. Vado un po' avanti. Le emozioni però tendono ad affiorare e le relazioni con le altre persone, sia con le relazioni, scusatemi, le emozioni tendono però a affiorare nelle relazioni con le altre persone e con se stessi. Nello specifico si generano ciclicamente condizioni tali che fanno riprovare alla persona l'emozione connessa al ricordo doloroso che è stato occultato dal meccanismo di separazione. Che cosa significa questa parte? Questa parte vuol dire che noi fondamentalmente, per quanto questo meccanismo che ci separa dal sentire, dalle sofferenze del passato, funziona benissimo e ci permette di vivere, non è ermetico. Perché? Perché l'anima, per sua natura, vuole fare le esperienze ed evolvere, e il suo obiettivo finale è evolvere nelle frequenze dell'amore. Per cui, quando si stratifica la sofferenza, lei tende a liberarsi. E come fa a liberarsi se noi scegliamo di ignorarla? Il modo che ha è usare il creato. E quindi nella nostra vita intervengono persone, situazioni, ambienti, lavori. Cioè, tutto il creato si muove per metterci di fronte a queste cose che sono state occultate. Ok? E quindi che cosa succede? Visto che il creato, l'anima, mi mette di fronte a queste parti occulte di me, io avendo rimosso tutto perché sennò morivo di dolore, entro nuovamente in contatto con quel tipo di emozione. Quindi l'anima sempre di più spinge. Perché gli eventi sono ciclici, si ripetono. Ok, magari vi faccio un esempio. Io ho, non so, è capitato che magari qualcuno ha avuto dei genitori che bevevano, il genitore era alcolista. Ok, magari lei era una ragazza, ha trovato un padre alcolista. Quindi lei come modello maschile ha preso quella figura con quel tipo di vizio. A volte, fortunatamente non sempre, capita che questo tipo di persona si trovi nella vita dei mariti alcolisti o dei compagni alcolisti. Così, rivivendo attraverso questo soggetto esterno il trauma, il dolore vissuto dal bambino, ok, da quando era bambina lei, riesce a riemergere tutta la sofferenza. E quello è il modo con cui l'anima ci permette di rielaborare. Per questo le situazioni, quando noi le rifugiamo, diventano cicliche, quindi mollo un marito e me ne trovo un altro uguale o simile. Perché l'energia che ci è rimasta dentro deve essere liberata. Questo continuo ripetersi di situazioni dolorose ha l'unico scopo di permettere alla coscienza di ricollegare l'emozione dolorosa al ricordo appunto occultato. Quindi come se ne esce da questo ciclo infinito? Volgendo l'attenzione all'interno, possiamo cercare il filo conduttore che ci aiuti a ricordare quale evento del passato si ripropone nel presente con forme differenti, ma con la stessa sofferenza emotiva, ok? Che è quello che stiamo dicendo. Quindi, vedendo la situazione attuale, vedendo quello che mi genera dentro la situazione che sto vivendo, posso, attraverso i ricordi, e le immagini che arrivano nella mente, no? Le sensazioni, ricondurmi alla radice degli eventi che mi hanno creato quel tipo di dolore. E questo ci permette poi di sentirlo, perché una volta che lo identifichi, hai anche l'opportunità di sentirlo, perché la vita te lo sta mettendo di fronte nel presente. Quindi una cosa che ti è successa magari 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, te la ritrovi nel presente come energia. Con una persona diversa, il famoso evento ciclico, e ti manda in risonanza con quella cosa del passato. Quindi è il passato che diventa presente. Quindi bisogna andare alla radice del dolore, quando è stato registrato per la prima volta nella mente. Potrebbe essere possibile fare questo processo da soli, ma come già le guide ci hanno scritto in precedenza, fare tutto da soli genera sofferenza e pesantezza e prove infinite. Perché allora non farci aiutare dalle guide? E qui viene la parte bella, fra virgolette, no? In questo marasma di energie,
noi abbiamo comunque supporto, noi non dobbiamo mai dimenticare che l'aldilà e l'aldiquà sono separati da quello che viene chiamato il velo, no? E non esiste che gli angeli vanno e vengono, nel senso che ci sono delle volte che hanno le spalle girate e non si accorgono di noi. Questa è una visione umana, tridimensionale, molto fisica, di questo angelo con l'aletta e la spada. Sono energie onnipresenti, oniscienti. E quindi non siamo mai abbandonati a noi stessi, mai. Semplicemente noi ignoriamo quelle frequenze. Io ne sono artefice di recente, per cui sorrido un po' che mi sia stato chiesto di toccare poi questo argomento, perché non mi era partito di spontanea volontà, ma questa richiesta ha attivato poi tutta una serie di eventi che mi hanno portato a dover rielaborare altre mie sofferenze, anche se credevo, no, ingenuamente, un po' presuntuosamente, di aver lavorato il grosso. Sono accorto che, come dico sempre a Chiara, la mia amica, no, che abbiamo una grande cisterna piena di sofferenza e per svuotarla abbiamo un cucchiaino. E quindi un cucchiaino per volta ci svuotiamo dalla nostra sofferenza. È chiaro che i processi vanno fatti e rifatti tante volte. Non c'è mai fine, si dice. Perché poi si va sempre più sul sottile, perché le frequenze dell'amore sono sempre più, no, sottili a un certo punto. È chiaro che sono sottili, ma sono soavi. Per cui è una cosa bellissima da sentire. Vedo un attimo se ci siete. Ok, ciao Esther, buonasera. E quindi dicevamo, le guide ci sono a supporto. Perché questo processo di espressione della sofferenza, che è legato appunto al passato, che non ricordiamo, se lo ricordiamo gli diamo delle giustificazioni, oppure non lo ricordiamo poi così traumatico, ok? Perché? Perché la mente ha fatto il suo bel lavoro, è stata brava a mettere tutto, a insabbiare tutto per permetterci di andare avanti. Perché la funzione della mente è cercare di tenere il corpo, no, presente, vigile e farlo stare bene. È chiaro che fa quello che può, è che non può la mente lavorare sugli aspetti dell'anima. Quindi noi che siamo la volontà che sovrintende la mente, che sovrintende il corpo, dobbiamo scegliere di andare a fare i lavori dell'anima. E voi che siete qua, diciamo che l'avete già scelta, nel senso che se siete su focus vuol dire che lavorate bene e lavorate duro. E quindi le guide ci dicono, no, qui è ancora l'introduzione. Cioè, le guide ci amano immensamente e sanno come e quando aiutarci per far uscire la sofferenza, ma se non le autorizziamo a intervenire non ci possono aiutare. È la legge del libero arbitrio che ci permette di fare qualsiasi cosa e impedisce agli esseri di altre dimensioni di intervenire direttamente, arbitrariamente su di noi. Anche qui facciamo un altro preambolo. Gli spiriti guida, gli angeli, loro sono a nostro supporto, ma essendo il libero arbitrio una legge universale che Dio ha emanato e quindi ci ha lasciato liberi anche di farci del male, impedisce a un angelo di intervenire arbitrariamente su di noi, no? Per cui noi dobbiamo aprirgli la porta di casa. Nel mio caso specifico, avendo delle emozioni che non avevo, fra virgolette, voglia di trasformare, era un po' che io non facevo canalizzazioni con le guide, no? Non gli scrivevo più. Dicevo, voi state là, io me ne sto qua. Così, non sentendovi, non sento. Il problema è che il danno me lo faccio da solo, se faccio così. Tant'è che loro mi scrivono, Fede, se non ci senti, non ti senti. Perché sentire loro vuol dire che tu ti apri. E quando ti apri, senti anche te stesso. E quindi è un lavoro che si fa sempre in tandem, questo qui, il lavoro dell'anima. Si lavora noi e loro. Loro ci fanno i doni, ma noi dobbiamo avere le mani pronte ad accoglierli. E quindi dobbiamo avere la volontà di accoglierli, che è importante. Per questo motivo vi consiglio di farvi aiutare e vi ricordo, che per farlo mi hanno insegnato queste parole. Accetto l'aiuto di Dio, acconsento ad essere aiutato. Ok? Quindi io accetto l'aiuto, perché l'aiuto è sempre disponibile. Quindi sono io che devo aprirmi a quell'energia, perché quell'energia è come l'energia del sole, no?
Il sole quando c'è, ok? Immaginiamo di essere fuori dalla Terra, ok? In un satellite che non ruota su se stesso, ma ruota come la Luna ruota solo secondo una faccia, no? Giusto? Voi noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna. Voi immaginate che c'è un pianeta che ruota attorno al Sole, quindi è sempre illuminato, che abbia quel tipo di caratteristica, ok? Quindi il Sole illumina sempre quel pianeta. Se noi lo accettiamo il sole, lui ci trasforma. Ma se io scavo un bunker 100 metri sottoterra e sigillo tutto, quel sole non lo riceverò mai. Ok? Quindi accettare significa proprio aprirsi a quella frequenza, a quell'energia, al sole, appunto, in quel caso. Quindi accettare che arrivi a me. Perché io posso scegliere di farmi il bunker. Ovviamente qua è simbolico, il bunker lo faccio dentro di me, mi isolo dal mio sentire e quindi che cosa succede? Che non sento più niente e non sentendo più niente non posso ascoltare e non posso ricevere supporto. Quindi l'anima è costretta a mettermi in condizioni attraverso, no, tutto il resto del creato, quindi in delle condizioni particolari che poi mi portino nuovamente ad arrendermi. Io ero un tipo tosto, mi sono arreso a 36 anni, 36 più o meno, 36-38, fino a quando non ho canalizzato il libro. Prima continuavo ad andare per la mia strada, trascinandomi dietro tutti i dolori della mia vita. Come vi ho appena detto, non è che adesso non ne ho più, ne ho molti di meno, ma ne ho ancora tanti da trasformare. Però a un certo punto devi mollare, cioè io ho dovuto mollare, ho dovuto accoglierli, accettarli dentro di me. E quindi accettando questa parte dentro di me, questa parte amorevole e ovviamente ben al di sopra della mia coscienza, è intervenuta a mio supporto e mi ha aiutato e mi aiuta tutt'oggi. E quindi bisogna accettare il loro aiuto. A sostegno di ciò, come già vi ho detto, vi consiglio di fare anche il primo livello di Reiki. Ma fate quello che sentite giusto, siete liberi, non c'è nessuna costrizione, nessun obbligo, solo amore. E dovete scegliere voi di andargli incontro o allontanarvene. Non c'è nessun giudizio, ma solo esperienza. Discorso del bunker, no? Se io vado incontro al sole, mi vivo le sue trasformazioni. Se io mi rifugio nel bunker, non vivo le sue trasformazioni, ma il sole continua a splendere lo stesso. Non è che si sente rifiutato, il sole non si preoccupa delle nostre, no, manifestazioni. E poi il Reiki. Reiki è, io diciamo, ho incontrato il Reiki nel 2006 e anche il primo angelo nel 2006, perché la maestra di Reiki canalizzava un angelo. Quindi ho iniziato lì i miei primi processi e a me hanno dato, sono state, mi ha cambiato la vita. Io dopo quell'esperienza continuavo a fare le stesse cose che facevo prima, ma avevano perso completamente il significato a cui io gli attribuivo valore. Perché ti ribalta completamente, ti riporta dentro. E riportandoti dentro puoi vedere l'esterno con un altro modo, in un'altra energia. Qualcuno mi scrive qualcosa. Michele, ma come si fa a canalizzare? Lo desidero tanto, ma non sento nulla. Ricevo solo messaggi attraverso le letture di canalizzazione di altri. Michele, non è facilissimo, sono d'accordo con te, ma sappi che beh, adesso scusami, mi tocca far marketing. Però l'ultimo capitolo del mio libro si intitola Canalizzare, magari te lo leggi e ti danno un po' di chiavi, quelle chiavi che ho usato io, cioè loro mi hanno insegnato a me. Per aiutarmi a stare dentro, visto che sanno che io non mi ricordo neanche come mi chiamo, mi hanno fatto canalizzare queste informazioni così nero su bianco non me le dimentico. Nel senso, se me le dimentico me le vado a leggere. E ti viene insegnato per filo e per segno a cercare di riconoscere la tua frequenza. Comunque poi arriveremo un po' a quella parte, ok? Perché è collegata con l'ascolto del cuore, l'ascolto del sentire. Tu devi pensare che sono tutte vibrazioni, ok? È vero che qua nel mondo fisico ci sono oggetti fisici, materia densa, ma noi è vero che siamo corpo, è vero che siamo mente, ma siamo anche spirito, no? Siamo l'anima, siamo quel frammentino di Dio. E quindi, essendo anche quel frammentino di Dio,
noi abbiamo l'accesso, cioè la porta aperta verso tutti i regni superiori. Quindi tu, Michele, non è che le guide a te non ti parlano, semplicemente non hai ancora sintonizzato bene la tua manopola interiore del sentire. Ok? È un processo che si fa. Poi magari facciamo l'ascolto del cuore, ti parlo un po' di quello e perché c'è un punto nel libro dove l'ho visto che c'è, quindi se aspetti un po', arriviamo anche lì. Ok, comunque è un processo lungo, poi bisogna vedere anche le tue finalità. Considera che loro sono a servizio dell'amore, no? E quindi cercheranno sempre poi di portarti verso la parte più profonda di te. Quindi devi essere disposto ad aprirti. Aprirti e sentire anche i tuoi dolori, soprattutto. Perché il dolore è il primo tappo che ci impedisce di aprirci ai regni superiori. Io stesso che sono qua adesso, era 2 mesi che non piangevo più. Ho detto, c'è qualcosa di strano. Ogni 3x2 sentivo cose, adesso era un po' che piangevo poco, non piangevo più e mi sentivo un po' arrabbiato. Questi sono tutti i campanelli di allarme, ok? Perché? Perché se tu ti arrabbi vuol dire che stai reagendo alla vita, reagisci perché soffri. E se non hai emozioni, nel senso che non piangi più, vuol dire che ti sei chiuso. E allora l'unico modo che io ho, questi, io ti parlo di me, ti faccio proprio l'esperienza fisica, io parlo alle guide, quindi gli scrivo come mi sento, le mie domande, le mie cose, e poi resto fermo e ascolto e cerco di scrivere la risposta. Il più delle volte le risposte che mi vengono date, fra virgolette, mi vanno anche contro, nel senso mi stimolano a sentire. Mi stimolano a ragionare, mi stimolano a guardare le mie chiusure, le mie parti egoiche. Mentre ci sono altre volte in cui con una parola ti scoperchiano l'anima e quindi ti si apre il cuore e tiri fuori tutta la sofferenza. Per questo serve l'aiuto di Dio, ma bisogna sintonizzarsi, perché io per 2 mesi non le ho volute ignorare e loro hanno aspettato un'eternità. Poi ho deciso di rientrarci in contatto anche perché mi hanno detto: Fede, dai, tratta l'argomento lasciare uscire il dolore. Che faccio? Tratto un argomento che non posso toccare perché lo sto evitando. E quindi ci sono entrato dentro con tutti i piedi, ci ho trovato quello che avevo lasciato, le mie sofferenze. Ok? È così, è abbastanza. Molti dipingono la spiritualità come fosse, no, una cosa lucida. Incredibile, difficile, poi alla fine è tutto dentro di noi, tutto abbastanza semplice, perché l'anima nostra sa tutto, la nostra coscienza le sa le cose. È che è difficile, è faticoso, non ci piace, a nessuno piace sentire il dolore, a nessuno. Anche i maestri, ne ho sentiti tanti che sono scappati da loro stessi. Ok? Quindi Michele, qualcosina te l'ho detta. Poi approfondiamo con l'esercizio di ascolto del cuore. Fede, che belle queste parole sulle guide. Se non ci senti, non ti senti. Eh sì, consentiamo di essere aiutati solo a prendersi, grazie mille. Eh sì, me l'hanno scritto proprio l'altro giorno. Mi hanno detto, Fede, è inutile che ci eviti, perché se non ci senti, non ti senti. E ti fai del male da solo. È paradossale. Cioè, fa parte dell'ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, se io non mi do l'amore, quindi non mi do l'ascolto, quello vero, quindi non ascolto il mio stato d'animo, quindi non mi amo, automaticamente la mia vita è sofferenza. Perché io per primo non mi sto amando. E visto che c'è un principio, che l'esterno è il riflesso dell'interno, automaticamente la frequenza che mi torna è quella. O che si genera o che la genero, comunque quella mi torna. Quindi la sofferenza interna che non voglio ascoltare me la ritrovo poi attraverso elementi esterni. E magari mi faccio un incidente, mi trovo le code, la gente mi insulta, cioè possono succedere cose di tutti i tipi, non è che, capite, non è che, cioè, la vita è molto più fantasiosa di noi, il modo per farci saltare, farci sentire qualcosa lo trova. Come si intitola il tuo libro, Giulia? La via del cuore.
Hai visto Giulia? Comunque poi magari ti mando, aspetta, ti mando un link, vediamo se lo riesco a copiare. Scrivo il commento qua, scrivo un commento e ti lascio i contatti e lì trovi anche i link dove lo puoi trovare. Va bene, Giulia. Katia, ciao Katia. Che bello che sei, grazie. Magari essere. Se fossi amore non sarei qua. Viverei a tirare i piedi di notte. Scherzo, ovviamente. Grazie, cara. Ciao Manona. Bisogna mettersi in gioco completamente. Fondamentalmente sì. Mettersi in gioco uguale aprirsi. Sì. Ok. E quindi il Reiki di per sé ci aiuta. Perché intanto farsi gli autotrattamenti è già il primo atto di amore che facciamo, no? Quindi io mi dono l'energia universale, la centratura sul cuore. Nel Reiki è la prima cosa che si fa quando si deve trattare qualcuno. Ok? Quindi il primo è trattare se stessi con amore. Quindi il Reiki serve a questo, a se stessi. Poi possiamo usarlo anche per aiutare gli altri. Ma prima bisogna aiutarsi. Prego Giulia. Ok, quindi non c'è giudizio, c'è solo esperienza, dicevano, no? Legate al fatto se noi li ignoriamo, loro non è che ci giudicano, hanno compassione per noi, ci comprendono, ci sentono, vivono in noi. Cioè la cosa è che molti di noi non immaginano magari, oppure non lo sanno, io onestamente non lo sapevo, è che vivono fisicamente noi come noi abitiamo il corpo. Okay, Federico come energia di coscienza sta abitando un corpo, ha preso forma. E insieme a questa energia di coscienza, che è l'anima, l'anima cosciente, ci sono tutte le altre energie che sono legate all'anima. È come le cellule, no? Tutte le cellule insieme poi creano questo corpo unico che è Federico. Ma ci sono miliardi e miliardi di cellule, come miliardi e miliardi e miliardi di miliardi di anime creano poi. Sono le cellule del creatore, sono i ricettori del creatore. Il creatore vive in me e vive simultaneamente anche in voi. Noi siamo le sue cellule. E questo è il nostro ambiente di sviluppo, di cultura. Chiara. Anzi, aspetta, c'è Teresa. Ciao Teresa. Puoi spiegare cos'è la canalizzazione? Grazie. Teresa, la canalizzazione. Come dicevo prima, è entrare in contatto con una parte di sé, okay, che è legata, quindi a una frequenza, entri in parte con una tua frequenza interiore, che è legata all'anima, agli spiriti guida e all'energia creatrice. Cioè noi ci siamo sempre, noi siamo in un bagno di frequenze. È come essere nel mare, no? In un mare frastagliato di onde. Ogni onda ha una specifica caratteristica e apre certe porte, ma sono tutte parti del mare. Ok? Quindi dentro di te c'è un mare di infinite frequenze, dove tu puoi scegliere di sintonizzarti. Canalizzare significa aprirsi a questa frequenza di amore e aprendoti a quella frequenza ti vengono date informazioni e a volte ti vengono fatte fare esperienze. Quindi ti possono arrivare immagini, ti possono arrivare appunto sensazioni, ti possono arrivare processi di guarigione, oppure ti possono arrivare le informazioni tipo quelle che ho canalizzato nel libro. Quindi entri in contatto con quella parte di te che possiamo dire è Dio, ok? O la parte migliore, tua. Chiara, ciao cara, è molto bello quello che dici. Di solito si sente parlare di guide come qualcosa di esterno. Eh sì. Qualcosa che ci può aiutare, ma è come se fossero esseri inarrivabili. Certo che per fare questo tipo di lavoro interiore da soli diventa molto dura. Sì, infatti, cioè io sono il primo a evitarli. Capite? A nessuno piace sentire la sofferenza. A me non piace. Non so voi. Però il problema è che per non sentire la sofferenza soffro il doppio. Allora, a un certo punto, l'atto di amore è proprio qui. Non mi lascio nella sofferenza. Fatto
Fermo tutto quello che sto facendo, mando a quel paese tutto l'universo, mi fermo e mi do lo spazio, il tempo e l'ascolto. Quindi do ascolto al mio disagio, lo metto nero su bianco, do ascolto al mio stato d'animo, lo metto nero su bianco. Poi resto in attesa, con tutta la calma e la pace che posso avere, e lascio che questa risposta arrivi a me. Ok, canalizzare bisogna fare spazio. Non siamo noi che andiamo in là, ok? Noi non andiamo verso lì, non abbiamo la capacità di captare. Siamo noi che dobbiamo spostarci, lasciare lo spazio e accogliere, accettare l'aiuto, ok? Chi ha fatto le costellazioni familiari lo sa. Quando sei in una costellazione familiare, tu non devi pensare a cosa devi fare, tu devi ascoltare quello che ti viene dato. Ti viene dato qualcosa da fare, ti viene dato qualcosa da sentire. Tu in quel momento non sei più tu, ti presti a qualcos'altro. Canalizzare significa prestarsi a questo amore per un processo di guarigione. E quindi sì, Chiara, cioè le guide sono parte di noi. Tant'è che le guide dicono Dio è tutto e tutto è Dio. Cioè non c'è per loro questa separazione, no? Che noi purtroppo lo viviamo come dramma. Cioè mio Federico lo vive come un dramma. Ok? Cioè questa cosa di essere solo io e me stesso e di essere distaccato da voi, essere diverso da voi, è vero che mi rende unico da una parte, ma dall'altra mi fa sentire solo. Mentre loro questa energia non la sentono, perché sentono tutto e tutti simultaneamente. E noi, quando ci facciamo questo dono di aprirci, riusciamo a sentire tutto e tutti. Tant'è che ci sono dei fenomeni, no? Di parapsicologici, la chiaroveggenza, la psicometria, la psicografia, insomma, sono dei fenomeni riconosciuti. Perché? Perché la realtà è fatta in un certo modo. Cioè, quando dicono che siamo tutti uno, è perché siamo tutti collegati. Cioè, siamo appunto gocce nel mare, siamo un bagno di frequenze. Siamo un bagno di frequenze coscienti, che vivono dentro un corpo e quindi, vivendo dentro un corpo, questa frequenza cosciente diventa, cristallizza, no? Materializza quella sua vibrazione. Quindi quel suo modo di essere, quell'essere lì, poi si concentra in certi punti della realtà. Nel senso, il mio modo di essere, no? Con questo approccio sistemico, analitico, che gli piace capire, gli piace. Che cosa mi ha portato a fare? Il sistemista, il programmatore, l'analista? Perché era parte di me, io sono nato con questa dote. A scuola avevo 4 in elettronica, in logica, l'algebra booleana, avevo 8. Il prof diceva, tu hai copiato. Ok. Quindi bisogna, cioè noi siamo un'energia che è legata a tutte le altre energie. Se noi guardiamo alla persona e alla separazione, ci sentiamo appunto persi soli nel mondo. Se invece ci apriamo all'altra energia, quindi al mondo interno, al mondo del sentire, noi ritorniamo a casa. Infatti le guide mi hanno fatto canalizzare questo libro perché io me ne volevo andare da qua. Anni fa, perché soffrivo troppo, dicevo, Dio, non si può vivere così. Cioè, fammi tornare a casa tua, perché qua non si può stare. E quindi le guide mi hanno dato il libro per insegnarmi, mi hanno detto, Ciccio, non hai capito proprio niente della vita. Quindi mi dicono, Fede, guarda che il là e il qua sono più o meno la stessa cosa. Siamo separati da un velo. E tu lo puoi attraversare attraverso la sintonizzazione, no? E quindi mi hanno insegnato quello che è l'ascolto del cuore. E quindi aiuta anche la canalizzazione. L'ascolto del cuore che cos'è? È una pratica, prima si fa fisica, poi diventa una frequenza, ma è utile sempre, perché l'ascolto del cuore ci toglie dalla mente. E quindi lascia appunto lo spazio, quello spazio che è necessario per accettare l'aiuto, no? Portare l'energia nel cuore significa portare l'energia al centro.
fatalità è anche il chakra centrale, il chakra del cuore, tre sopra e tre sotto. È una strana coincidenza. Ok? È un muscolo involontario, viene chiamato il cuore. Non gliene frega niente di cosa pensa la mente, lui c'ha il suo ritmo. Sì, lo puoi un po' alterare, però comanda lui. Grazie Chiara per la tua condivisione. Ciao Paolo, benvenuto. Ecco, comunque, l'ascolto del cuore, dicevamo. Bisogna abbassare le frequenze, uscire dalla mente e concentrare l'attenzione sul cuore. Ok? Quindi è una pratica fisica. Se volete provare un attimo, per un attimo chiudete gli occhi, ok? Provate a muovere il pollice del piede destro. Ad occhi chiusi lo muovete. Lo sentite muoversi? Benissimo. Mollate, quindi non muovete più il piede. Adesso ricominciate a muoverlo. Ok, quindi cominciate a sentire il corpo. Cominciate a concentrarvi anche sulla respirazione. Lasciate il piede lì dove sta. Ok. Provate a sentire il respiro. Cercate di stare tranquilli, calmi. Fra un respiro e l'altro, cercate di sentire il battito del cuore. Stando in questa energia, in questa frequenza, intanto vi ricollegate dentro e poi potete canalizzare, appunto lasciare che dall'altro lato del velo vi riempiano, no? Visto che gli avete lasciato lo spazio, con le parole che vi servono. Questo significa canalizzare per Federico. Poi altri canalizzeranno in un altro modo, vi daranno le loro spiegazioni. Io funziono così e per me va bene così. Ok? Quindi se avete altri metodi, tranquilli, usateli, che non è un problema. Ognuno ha il suo modo di relazionarsi con il creato. Tanto il creato ha infinite forme, infiniti modi, quindi non ce n'è uno solo. È che per me è così, quindi io vi racconto questo. Scusatemi se non riesco a raccontarvi altro. Chiara, ma quindi. Quando si sente quella voce che viene da dentro, in modo spontaneo, secondo te può essere la guida? Non è la mente che vuole dare risposte? Come si riconosce che è una guida e non la mente? Bella domanda, Chiara. Grazie. Beh, allora, intanto bisogna riconoscere appunto la frequenza. Noi sappiamo che la mente, fisicamente, se andate su Wikipedia e cercate frequenze cerebrali, trovate questo schema che ho riportato. Adesso ve lo faccio vedere. Aspettate che cerco di mettere il libro così. Ok, lo vedete? Ci sono varie frequenze mentali, ok? Beta, alfa, teta, delta e poi c'è la vibrazione del cuore. Finché siamo svegli, con gli occhi aperti e operativi, siamo in frequenza beta, 30 cicli al secondo. Quindi la frequenza cerebrale è veloce. Quando siamo ad occhi chiusi, la frequenza si dimezza, va a 15 cicli al secondo, circa. Quando siete in meditazione profonda, andate in teta, ok? Anche. E quando siete molto preparati nella meditazione, andate pure in delta. La vibrazione del cuore va da 1 a 3 battiti al secondo, ok? Quindi 3 cicli al secondo. La vibrazione delta è da 1 a 4. Quindi la vibrazione del cuore è quella più bassa ed è in risonanza con appunto le frequenze delta. E vi dirò di più, le frequenze delta sono quelle prevalenti nei bambini piccoli. Quindi vi ricordate da piccoli che il mondo era tutto, no? Magico. Le giornate erano più lunghe. Ok? Tutto era più, no?
più lento, perché noi vivevamo in altre frequenze mentali. Adesso siamo così elevati e poi con lo stress, con il sovraccarico di dati andiamo sempre più, no? A stressare il cervello, automaticamente si riconosce la frequenza. Perché abbassandosi, stando in ascolto, il messaggio arriva con un'altra modalità. Ok? A volte ti arriva la parola, mentre a volte ti arriva il flusso di coscienza, ti arriva come una pallina, immaginatela, è un'immagine, una pallina di luce che poi diventa un film che si srotola. Ok? Quindi il modo è imparare a riconoscere le proprie frequenze interne, perché è tutto un lavoro su se stessi. Quindi io devo distinguere se il mio flusso di pensieri è qua e io lo sto ascoltando, oppure il mio flusso è questo e io lo sto ascoltando. Sono due frequenze completamente diverse, perché una viaggia 30 volte al secondo. L'altro viaggia 3 volte al secondo. Ok? Spero di essere stato spiegato. L'uomo so anche lei. Oh, signore. Chi? Scusami, Pagliaccio Davide. Pietà, ma non capisco cosa significa lo ha mosso anche lei, perché c'è una leggera differita da quando io parlo a quando poi viene, voi vedete il video. C'è qualche circa 10 secondi, per cui non siamo sincronizzati perfettamente. Per cui devi trattarmi anche l'argomento se mi fai quella domanda, perché non so a cosa ti riferisci. Quindi c'è una tecnica da seguire. Teresa, sul libro ti viene spiegato tutto. La tecnica te l'ho detta a grandi linee. Bisogna imparare a uscire dalla mente e a collegarsi al battito del cuore. Perché il cuore tanto ti batte in petto e ti batterà sempre finché sei via. Ok? Quindi quello è risolto. L'unico problema è l'attenzione. Quello che ti stavo dicendo prima, l'attenzione è concentrata nel cervello perché l'adulto viaggia a quel tipo di frequenza. Dicevamo, no? Visto che stiamo trattando di lasciare uscire il dolore, il bambino interiore che vive a quelle frequenze basse, per non sentire la sofferenza, si stacca. Ma non è che si stacca fisicamente, si sposta di frequenza e comincia a viaggiare a quel tipo di vibrazione. A un certo punto rimane incastrato in quella fascia, ok? Di onde beta. E quindi tu continui a vivere con questo stato vibratorio. Mentale. La tua attenzione è abituata a vivere così e la tua normalità diventa questa. Ok? La pratica di ascolto del cuore è proprio portare l'attenzione, la consapevolezza, la presenza, non so come la volete chiamare. Ok? Focalizzazione, consapevolezza, presenza. Concentrare l'attenzione in un unico punto. Questo, ascoltando il vostro ritmo, vi riarmonizza, ci riarmonizza. Ma Teresa, per me è un mondo nuovo, non conosco nulla di ciò. Beh, benvenuta. Su Focus troverai tante persone interessanti che ti faranno vedere tantissime cose, anche che soprattutto che io non conosco. Quindi benvenuta e spero di esserti utile in questa serata. E datti tempo perché io sono comunque dal 2000, il 2006 è stato il primo livello di Reiki, quindi sono passati un bel po' di anni, no? E sono ancora qua che. Come ti dicevo prima, faccio fatica ad ascoltarmi quando soffro e a volte non ho voglia di sentire la mia sofferenza e quindi mi separo anch'io interiormente, spesso e volentieri. Cioè non è una cosa facile, ma si può fare perché appunto accettando l'aiuto ci vengono dati tutti gli strumenti e i mezzi e loro sanno esattamente cosa devono fare, non vi dovete assolutamente preoccupare. E quindi, chiaro, tu mi stavi dicendo un'altra cosa prima. Devo essere la guida, la mente, le risposte.
Cioè, la mente certo che dà risposte, ecco, questo è importante, Chiara, hai ragione. E la mente si intromette sempre, proprio perché viaggia 30 volte più veloce, fa un fenomeno che si chiama predizione, ok? Quindi noi dobbiamo ascoltare il sentire e quindi dobbiamo lasciare che l'energia ci parli. La mente si intromette, quindi interviene. E cerca di anticipare la risposta. È furba. Tant'è che ogni tanto mi tocca prendere e cancellare. Che mi capita che dove ci sono delle cose che non voglio vedere, non sono pronto, la mente intervenga e mi dia fastidio. Per cui devo stare lì e fare altri lavori. Perché noi siamo la volontà, no? E quindi, essendo io la volontà, sono io che mi apro ai regni superiori. Perché loro sono sempre lì. Aprendomi io, mi sintonizzo io e allora sento quell'energia, no? Ci entro in risonanza. Ma nel mentre che interviene il pensiero, l'energia mia si sposta nella mente e quindi io cambio frequenza e quindi magari canalizzo la mia mente, canalizzo i miei pensieri. Il gioco è molto sottile. Bisogna fare tanta pratica. Però dentro di voi ci sono tutte le risposte perché dentro di voi appunto c'è un'anima, ci sono angeli e c'è l'energia creatrice. Quindi non vi disperate, perché cioè, l'unico modo è provare e ascoltare. Ovviamente ognuno con i propri modi, i propri tempi. Allora, Carla. Le guide comunicano con me attraverso immagini, spesso ricevo messaggi che riguardano persone che conosco. A volte il messaggio si ripete finché non lo comunico all'interessata. Wow, ci ho messo tanto per accettarmi. Ora però sto meglio. Beh, Carlo, beh, complimenti intanto e mi fa piacere che sei a servizio e anche questo dono, no? Sono cose che volano e quindi è bello. Va bello. Accettarsi, sì, accettarsi e amarsi è difficile. Perché? Perché c'è il registro del bambino, cioè c'è il registro di quelle situazioni vissute dove l'amore ci è stato dato filtrato da a volte sono incapacità di amare dei nostri genitori. Ok, ma perché loro sono incapaci? Non che siano stupidi, ma perché a loro volta i loro genitori erano più rigidi e non dimostravano l'amore e quindi nessuno gliel'ha insegnato. E loro hanno pensato che la vita fosse così. D'altronde, se pensate che i nostri nonni hanno fatto le guerre mondiali, non è che potevano tanto fare l'ascolto del cuore quando ti sparano, ti mandano in guerra a uccidere le persone. Cioè, c'è da valutare che, nel senso, c'è sempre un perché dietro ad ogni cosa. Ok? Quindi la parte adulta di noi può comprendere il perché ci sono degli accadimenti, no? Nel nostro vissuto da bambini. Ma questo non deve giustificare la nostra sofferenza. Perché se l'adulto che è in noi comprende e accoglie questi genitori con amore, ok? La nostra parte bambina invece è ancora ferita. E visto che noi siamo qua dentro e siamo una cosa sola, perché forse questo non ve l'ho raccontato, però chi mi segue da un po' questo discorso gliel'ho già fatto. Cioè l'anima e tutti i regni superiori vivono anche, perché vivono anche qua e anche là, ok? Come noi del resto, solo che noi siamo obbligati a stare qua. Perché i sensi ci portano tutti fuori. Ok? Loro vivono in un non tempo. Loro vivono nel famoso eterno presente. Nella loro dimensione non esiste lo spazio, non esiste il tempo. Tutto avviene istantaneamente. Del resto, la nostra fisica, a me piace la fisica delle particelle. La nostra fisica riconosce queste cose. C'è la correlazione quantistica, che dice che se riescono ad accoppiare due particelle,
poi le separano, le portano a distanze anche maggiori di quelle della velocità della luce, quindi oltre i 300.000 km. Una magari ruota da destra a sinistra, l'altra da sinistra a destra, scusatemi se sono i versi sbagliati, ok? E che cosa succede? Se cambi l'asse di rotazione a uno, cambia anche l'altro, indipendentemente dallo spazio-tempo, quindi anche dalla velocità della luce. Quindi la realtà quantica va ben oltre il nostro universo fisico che è legato allo spazio-tempo. Quindi la fisica di per sé questo l'ha riconosciuto e tant'è che lo usa. Il computer quantistico si basa appunto sui principi di sovrapposizione, ma questo è un altro discorso. Era per farvi dire che l'anima vive in un non tempo, vive appunto fuori dello spazio-tempo, per cui avviene tutto nello stesso istante. Noi che viviamo anche nello spazio-tempo, perché al tempo stesso, avendo l'anima, viviamo anche tutto nell'insieme. Siamo presi fra queste dimensioni, siamo nella dimensione di mezzo. Ok? E mi sono perso un pezzo. Non mi ricordo perché vi sto dicendo questa cosa. Scusate. Cioè, queste cose ci accadono. Non mi ricordo proprio. Mi aiutate? Vi aspetto. Se non mi dite niente, vado avanti. Vi ho stesi tutti quanti, ragazzi. Spero di non avervi portato troppo fuori. Ok. Io non so se è anche per te sentirsi sensitivi. Siamo tutti interconnessi. Ah, grazie Pallina. Grazie mille per il supporto. Ok. Sì. Siamo interconnessi appunto perché lì arriva il concetto della correlazione quantistica, ok? Perché appunto, proprio perché siamo tutti collegati, la scienza ce lo dimostra, perché le particelle interagiscono istantaneamente, questo ci porta poi a sentire gli altri e noi stessi. Parlavi che loro vivono in un tempo. Sì, ma era legato al bambino interiore. Era un altro discorso. Vabbè, vuol dire che non ve lo devo dire. Torniamo un attimo qua. Va bene? Vi leggo un pezzettino delle guide, ok? Così entriamo ancora un po' di più nel vivo. Perché se poi vi viene in mente, perché il nocciolo della questione era un altro, ma si è resettato il cervello da zero. Fantastico. Non mi succede spesso. Allora, non è facile affrontare le proprie paure, non è facile accettare l'aiuto, non è facile lasciare uscire il dolore, non è facile lasciare uscire la sofferenza, ma è possibile. Ok? Queste parole, che abbastanza semplici, sono però molto potenti, perché non è facile affrontare le proprie paure, vero? E accettare l'aiuto non è altrettanto facile. E quindi si ricollega alla frase di prima. Se non ci ascolti, non ti ascolti. Se non ti ascolti, non ci ascolti. E quindi quando soffri, non lo riesci a accettare l'aiuto perché non ti vuoi ascoltare. Capite? Quindi non è facile. Serve tanto lavoro interiore per aprirsi. Però è possibile. Quindi tranquilli. Non è facile, ma siamo sempre supportati. Se noi accettiamo il loro aiuto, quindi ci posizioniamo energeticamente o lo chiediamo, ci vengono dati i mezzi. In qualche modo loro arrivano, perché noi abbiamo scelto di aprire la porta.
Abbiamo tanto lavoro da fare per permetterci di tornare alla gioia, ma devi cercare di avere pazienza. Devi essere amorevole con te stesso, con calma, non c'è fretta, noi non andiamo via. Ok? Quindi c'è tanto lavoro da fare, dicevamo prima, abbiamo una cisterna di sofferenze da svuotare e un cucchiaino. E ce ne vuole. Cioè, quindi a volte il fatto che voi magari abbiate già guardato degli aspetti del vostro vissuto, quindi li abbiate già parzialmente o credete di averli completamente lavorati, sappiate che c'è l'elevata probabilità che ci sia molto altro da trasformare, ok? E non voglio sminuirvi, semplicemente io vi porto la mia esperienza. Poi magari voi siete diversi, siete più avanti, fra virgolette, se così vogliamo definirci, e quindi voi avete trasformato tutto in un attimo. Federico funziona diversamente. Federico, nonostante abbia l'aiuto, nonostante mi capita anche dei processi di espressione del dolore di 3 ore, l'ultimo l'ho fatto di un'ora. Una volta, poi mezz'ora dopo, insomma, in un giorno ho fatto un'ora e mezza di espressione di sofferenza, ne è venuta fuori ininterrottamente, vero? E quando parlano di piangere non significa far lacrima. Quello che dicono loro, dicevo sempre, è piangere come piangono i bambini piccoli, senza controllo e senza giudizio. Ci si abbandona. Se voi guardate i bambini, loro quando piangono si abbandonano al loro dolore. Tant'è che si rotolano per terra, i genitori li strascinano, no? Perché loro vivono così dentro la loro sofferenza, perché la stanno buttando fuori, perché si è rotta un'illusione, perché sono stati trattati male, perché hanno un miliardo di perché, che quindi si lasciano proprio vivere dalla loro emotività. E questo li libera. E questo ci libera. E quindi dopo riusciamo a vedere la vita e a relazionarci con noi e con gli altri con più pace. E qualcuno lo sa, o no? Quindi dice, ah, poi un'altra cosa, bisogna avere pazienza, appunto, no? Ma anche non avere fretta, perché il processo di ascolto è molto più lento di quello che è la frequenza mentale. Con calma, pazienza, non c'è fretta. Poi noi non andiamo via. Come dicevamo prima, no? Con Chiara, questi, no, forse no, con Chiara, sì, che gli angeli qualcuno li vede come entità che vanno e vengono, che ci sono, che non ci sono. Cioè, loro ci sono sempre. Quindi loro non vanno mai via. Siamo noi che ci discostiamo dalla loro frequenza non volendo ascoltarci. E quindi dicono, l'energia da tempo è cristallizzata dentro di te, nell'attesa di essere liberata. Tutte le tensioni che senti e le contratture sono dovute alla somatizzazione, perché l'energia da qualche parte deve stare dentro di te. Quindi c'è tensione e pressione. Dicevamo, no? Immaginate Federico che ha vissuto tutte le sue sofferenze. A un certo punto aveva fatto, ha smesso di piangere, perché da bambini a un certo punto dicono adesso sei grande, devi diventare adulto, non si piange più e tu cominci a bloccare tutto. Quindi tutta questa energia che prima veniva fuori attraverso il pianto, l'urlo, no? La disperazione, il battere i piedi, tutto quello che fanno i bambini, a un certo punto lo soffochiamo. Lo soffochiamo, lo soffochiamo, lo soffochiamo, e questa energia così potente ci resta dentro. E quindi si somatizza, si cristallizza. E a un certo punto crea pressione e poi si somatizza ovviamente negli organi, la rabbia nel fegato, nello stomaco, nelle ulcere, tutto quello che serve. Poi ci sono un sacco di libri che poi fanno questo tipo di lavoro sul riconoscere in funzione di quale parte del corpo è sofferente, qual è il riflesso energetico che ci sta dietro. Quindi qua non viene trattato. Per questo motivo gli organi soffrono e ti fanno sentire dolore. Eh sì, ogni malattia è un messaggio dell'anima. È importante buttare fuori il dolore, il resto è relativo. Bisogna far uscire. Ok, quindi le spiegazioni del perché, del per come e del per quanto sono utili alla mente per predisporla a comprendere quello che sta per avvenire, ma poi non servono. Cioè, io alle guide ho scritto l'altro giorno, ho scritto
20 righe di papiro, loro mi hanno scritto una riga, che se uno la legge sembra insignificante, ma finita quella riga di canalizzazione, mi hanno scoperchiato in due l'anima e ho iniziato a tirar fuori tutta la sofferenza. Ok? Cioè, loro hanno tutti i mezzi, gli strumenti. D'altronde, insomma, sono ben al di là di noi, no? E quindi, quando è il momento, e loro sanno quando è il momento, succede il miracolo. Perché per me è un miracolo. Visto che in 2 mesi non ho fatto nessuna trasformazione, nel mentre che mi metto lì, gli scrivo due cose, ascolto la risposta, questi mi scoperchiano, per me è un miracolo. Ed è un grande dono, soprattutto. Bisogna fare spazio nella stanza piena di mobili vecchi, perché se hai tutti questi mobili vecchi nella stanza, come fai a metterci mobili nuovi? Devi prima tirare fuori i mobili vecchi. È semplice, visto in questo modo. Ok? Se dobbiamo cambiare l'arredamento, non è che io posso mettere un armadio sopra la mia libreria. Devo prima togliere la libreria e metto un altro armadio. È logica. E loro ti dicono: se tu hai della sofferenza che ti sta dentro e vuoi essere felice, vuoi vivere nell'amore, vuoi essere più leggero, che fai? Ci metti dentro altra roba? No, devi tirar fuori la sofferenza così si crea nuovo spazio. E quello spazio viene riempito dall'amore che tu e loro ti danno, perché tu ti fai un dono di amore, perché ti liberi dal dolore. E l'amore ci viene messo dall'universo. Scusatemi, mi fermo un attimo perché qualcuno sta scrivendo le cose. Allora, se stai parlando dei nostri nonni, genitori, dovremmo comprendere il motivo per cui ci hanno causato sofferenza, pensando al tempo in cui sono vissuti. Ah, sì, anche, mamma, ho aperto un sacco di finestre, perdonatemi. Eh sì. Per la comprensione, cioè, stavamo parlando della comprensione di questa parte. Sì, che non ci vogliono male, nel senso, cioè, loro a loro volta non sono stati amati. Nessuno gliel'ha insegnato e quindi inevitabilmente ci hanno passato quello che sono riusciti a trasformare. Se pensiamo che all'epoca non c'era la rete, non c'era internet e queste pratiche non si facevano, erano altri tempi. Ok? Qua in Italia parlo, poi magari altrove c'erano. E quindi purtroppo hanno fatto quello che hanno potuto. E questo però, per quanto l'adulto che è in noi lo giustifica e lo comprende, la parte nostra bambina invece non può farlo perché la somatizzazione del dolore è dentro. Quindi aggiungendo elementi adesso possiamo ampliare, no? Cioè, essendoci dentro la nostra sofferenza, e per quanto noi comprendiamo, questa sofferenza non si scioglie da sola, perché è cristallizzata. E l'espressione del dolore libera l'energia. Cioè io quando piango, sudo, faccio la bava, scusatemi il termine, faccio la bava, cioè, consumo fazzoletti e rotte di collo, e poi mi sento rinato, cioè respiro in profondità fino allo stomaco. Cioè, fino all'ombelico si apre il diaframma fondamentalmente, tutta quella tensione, quella contrazione si molla, si libera. E quindi, una volta che mi sono rilassato, che sono pacifico, c'è più spazio per tutti. Ok? Posso accogliere di più, posso aprirmi di più, posso sentire di più, posso amare di più. Posso comprendere maggiormente gli altri, posso essere più empatico. Perché finalmente ho liberato lo spazio che prima era occupato dal dolore. E io per non sentire quel dolore, cosa faccio? Scappo nella mente e la mente, essendo veloce, mi tiene imprigionato nelle infinite cose da fare. Perché questo mondo è strapieno di cose da fare. Io vi ringrazio di avermi dato il vostro tempo, perché lo state sottraendo ad altre infinite cose da fare. Chi i mestieri, chi pulire, chi lavare, chi stare dietro al compagno, la compagna, i figli, cioè è il lavoro e domani bisogna fare. Cioè,
la vita è incalzante, no? Più la frequenza della mente è veloce e quindi noi rimaniamo imprigionati in questa gabbia. Invece piano piano dobbiamo liberarci. Ci liberiamo e che cosa succede? Che la vita è sempre quella, ma noi la vediamo diversamente. Noi viviamo diversamente le relazioni. Cambiamo frequenza. E questo è il discorso, cambiamo frequenza. Diventiamo, se siamo nel sentire, cambiamo dimensione. Perché è vero che siamo ancora assoggettati allo spazio-tempo, ma riusciamo a vivere l'infinito, quella simultaneità delle particelle che parlavamo prima. Ok? Perché siamo sia dentro che fuori. Siamo sia nello spazio-tempo, siamo sia nella mente e siamo sia nell'anima. Quindi riusciamo a vivere anche nel non tempo. E quando uno vive nel non tempo, può accogliere tutti gli eventi spazio-temporali del mondo. Ok? Perché sei posizionato in un'altra frequenza. Ma per stare in quella frequenza bisogna sentire, bisogna ascoltare il cuore. Perché se non ci ascoltiamo, non sentiamo. E se non sentiamo, non accediamo alla frequenza dove non esiste lo spazio-tempo. Allora, torna un attimo a voi, chiaro. Trattare le proprie sofferenze, ma cos'è che vola? Ma lo vedete anche voi? Intanto vedo qua sullo schermo, no, qua sullo schermo cose che volano. Allora, ogni tanto, trattare le proprie sofferenze in questo momento storico è molto complesso. Adesso come adesso c'è molta paura e l'attenzione è più rivolta esternamente a noi. D'altra parte, c'è più tempo per noi stessi. Scusami, devo tornare un po' giù. Eccoti qua. D'altra parte, ho iniziato da poco a leggere il tuo libro e devo dire che ogni pagina aiuta davvero a comprendere come funzioniamo dentro. Il lavoro che ti hanno fatto fare le guide è meraviglioso. Grazie. Forse è davvero un'occasione per entrare dentro se stessi e guardare ciò che è nel buio, per portarlo alla luce. Grazie per aver condiviso il tuo grande lavoro, ma tu puoi aiutare a fare il percorso per sciogliere questi nodi? E Chiara, beh, intanto grazie per la tua condivisione. Sì, se qualcuno ha bisogno mi può chiamare, possiamo lavorare assieme, insomma, poi ci mettiamo d'accordo. Quindi sì, fondamentalmente sì. Bisogna essere pronti, ve lo dico subito, ad andare qua, perché questo poi è il nucleo. Io posso darvi tutte le informazioni che volete, ma poi bisogna imparare, no? A riconoscere quali sono i nodi che abbiamo dentro, quali sono gli eventi che ci hanno fatto soffrire. È chiaro che lavorando insieme, io parlando con voi, piano piano, se voi mi aprite la porta, perché se voi non volete, c'è il libero arbitrio, io non posso fare niente, perché quando sono a servizio io vengo guidato nel chiedervi informazioni, ascolto l'energia, sento se bisogna approfondire un tema, guardiamo tutta la vostra vita da bambini, guardiamo cosa vi è successo, cosa non vi è successo. Se più voi siete aperti, più possiamo operare. Okay, perché poi alla fine dovete ricollegarvi con quelle cose e liberarvene. Questo è il nocciolo, proprio il sunto, sunto, sunto. Quindi se avete bisogno, sì, possiamo fare dei lavori insieme. Quindi sì. Sì, il momento storico che dicevi, Chiara, sì, è abbastanza così. Da una parte ci hanno dato lo spazio e il tempo, no? Perché ci hanno bloccati. Dall'altra però ci stanno uccidendo di paura. Quindi sono furbetti questi signori. Ci mettono in relazione con la paura della morte. E quindi la nostra soluzione è spegnere la televisione innanzitutto. Cominciare a ascoltare il nostro stato d'animo, quindi ascoltiamo il respiro, ascoltiamo il cuore, cominciamo ad abbassare le frequenze, stiamo di più in mezzo alla natura, quindi usciamo dalle città. Torniamo a quella che è la realtà fisica del creato, ok? Non le architetture umane, ma il creato, quello della natura. Questo ci risintonizza
su quella che è la nostra natura biologica. Perché noi come menti, se pensate che l'uomo ha creato l'atomica, quale animale saggio disintegrerebbe il proprio pianeta e se stesso? Capite bene che la mente, quando è alienata, riesce a produrre delle cose mostruose. Quindi noi, se sostiamo nella mente, siamo alienati al nostro corpo, che è abbastanza, no? È nato qua, è fatto di terra. E quindi tornare alla natura ci permette un po', no, di abbassare le frequenze. Poi la nostra volontà è sovrana ed è sacra, noi dobbiamo scegliere di dirigerla dentro. Perché se non facciamo questa operazione, ok, se prima non prendiamo coscienza che c'è un esterno e c'è un interno, che c'è una mente, c'è un sentire, ci sono degli istinti, non abbiamo i riferimenti base di noi stessi. Ok, esterno, interno e poi nella percezione il sentire, quindi le emozioni, la mente e gli istinti. Perché noi siamo, vedete la barba, i denti, mangio, cago, piscio, sono come il cane. Ok? C'ho tutti gli istinti bestiali dell'animale, mi voglio accoppiare, ce l'ho tutte. Quindi sono un animale fisicamente. Mentalmente sono un sistemista programmatore, mi interesso di fisica, mi interesso di informatica, di intelligenza artificiale, cioè, mi piace la spiritualità, mi piace sentire, cioè, ho anche tante altre qualità che sono parte di altre frequenze. Se volete chiamateli chakra, io poi non entro nel dettaglio perché non sono un esperto. Ci sono tante persone che trattano chakra, io no, perdonatemi. Quindi per me sono frequenze, ok? Frequenze dell'essere. Io le tratto così, mi viene più semplice da spiegarle. E quindi dobbiamo stare attenti a riconoscere prima di tutto in noi queste frequenze. Quindi quali sono le energie che ci spingono a esistere, ad agire, a reagire, a fare, a pensare e a sentire. Quando riconosciamo questo, poi entriamo, no, in quello che abbiamo detto prima, in tutte le altre parti di noi. E più assottigliamo, più sentiamo. Più sentiamo, più ascoltiamo la voce della coscienza, dell'anima, degli angeli e di Dio. Energia creatrice, l'assoluto, l'universale. Ok? Grazie Chiara ancora. Allora, Eleonora, buonasera. Come si fa a mettersi in contatto con la propria guida? Dicevo prima, Eleonora, l'ascolto del cuore è fondamentale. Ok? Bisogna assolutamente imparare a uscire dalla mente perché così si abbassa la frequenza della percezione di sé e degli altri. Bisogna ascoltare la voce, l'interno, quindi riconoscere la mente, gli istinti, il sentire, l'esterno e l'interno. Riconoscendo questo, quindi queste tue frequenze interne, quindi facendo questa esperienza di te stessa, a quel punto puoi sentire le guide. Il mio modo di entrare in contatto con le guide, quello che sto facendo di recente, e non scherzo, ok? Quaderno pieno di scritti, d'accordo? Mi metto lì, mi prendo il tempo, mi prendo lo spazio, mi isolo dall'universo, scrivo quello che sento di me stesso. E ascolto quello che è la loro risposta. A volte l'ho fatto anche, cioè il libro principalmente invece l'ho scritto registrando l'audio, ma perché avevo tonnellate di cose da portare giù e se le scrivevo ci mettevo dei secoli. Quindi all'inizio l'ho fatto registrando proprio il verbale sul telefono, con l'applicazione del telefono, ok? Quindi mi mettevo ad occhi chiusi a letto, portavo l'energia nel cuore, ascoltavo il cuore. Tenevo l'attenzione qua e mi lasciavo parlare. Ok? Mi lascio parlare. A volte non sapevo neanche che cosa stavo dicendo. Anzi, a volte, il 90% delle volte non sapevo che cosa stavo dicendo. Scoprivo cose di me stesso che venivano da me, ma non avevano la mia coscienza. Questo è canalizzare le proprie guide. Perché loro con una coscienza adeguata alla tua comprensione ti fanno capire parti di te.
oltre che fare i lavori per il dolore. Ok, quindi questa parte è importante. Lasciare lo spazio, ascoltare, sentire. E poi riconoscere quando l'energia, invece di essere libera, dove tu fai uscire senza sapere cosa sta accadendo, cominci a controllare. O cominci a capire, a pensare se stai canalizzando bene, se stai canalizzando male. A quel punto sei già in un'altra frequenza, sei nel controllo della mente e quindi sei automaticamente fuori da quella frequenza e devi ricollegarti, quindi rifare l'ascolto del cuore, stare giù, lasciare che ci sia spazio. La difficoltà sta nel fatto che noi non siamo abituati a questa dilatazione del tempo perché vivendo tutti noi nella mente, perché tutti i sensi ci portano qua, no? Tutti i sensi convergono nel cervello, la spina dorsale, i ricettori del corpo, attraverso il midollo arriva tutto qui. Il cervello è sovraccarico di scosse elettriche e quindi la nostra attenzione sta principalmente qua, dentro il cervello, perché poi dobbiamo guardare alla realtà fisica, no? Alle cose da fare. Cioè, immaginate, avete mai visto le scimmie guidare le macchine? Noi guidiamo le macchine, ok? Quindi serve un controllo enorme sulle parti istintuali. Quando siamo per strada e qualcuno ci taglia la strada, ci monta il fuoco, ce lo mangeremo vivo. Ok? Perché? Perché la scimmia in quel momento reagisce. C'è un'altra scimmia che gli sta facendo uno sgarbo, la vuole uccidere. È chiaro che la nostra parte intelligente interviene e dice: "Uè, invece fly down, ti ha solo tagliato la strada, lo mando solo a fanculo." Ok? Spero di averti spiegato, Eleonora. Ciao, Bruna. Come si fa a piangere a comando? Non si piange a comando, Bruna. Ci si mette nella condizione, ok? Quindi nel mio caso, vi ho detto, potete fare la pratica di ascolto del cuore, entrate nel sentire e poi parlate a voi stessi, con voi stessi e vi lasciate guidare. A quel punto, se è il momento giusto, si piange a comando, come dici tu, ma il comando lo danno dall'alto, non lo dai tu. O se no, devi essere così brava a tornare bambina che ti apri spontaneamente. Io faccio fatica. Ti dico, ho fatto 2 mesi a scappare dai miei dolori, che stavo benissimo, in realtà stavo malissimo. Ok? E quindi, pur sapendo tutto questo, non è semplice. Non è facile e lo eviti alla grande come la peste. Quindi bisogna stare, è uno sforzo che fai, è un lavoro, è lavoro interiore, è lavoro su se stessi. È un processo che fai di guarigione, quindi il comando viene dato dall'altro quando è il momento giusto. Quando sei cotto a puntino ti tolgono dal fuoco. Allora, Bruna, cioè a sentire il dolore represso. Ah sì, scusa, continui. Sì, quello che ti ho appena detto, Bruno. Cioè, la via è sentire, appunto, aprirsi al sentire. Però devi appunto riconoscere, dicevamo prima, no, le tue dimensioni interiori, mente, sentimenti, istinti, interno e esterno. Quindi un mondo esteriore fatto di cose, di situazioni. Un mondo mentale fatto di pensieri, di riflessioni, di immaginazione, di illusioni, di ragionamenti. Un mondo istintuale fatto di bisogni fisici, di materia, fatto di fisiologia, di aggressività, di sessualità, ok? Di energia forte, energia potente. Poi un mondo del sentire. Le emozioni, l'amore, la gioia, la felicità, la tristezza, il dolore. Rabbia, tutte emozioni. Tu devi riconoscere dentro di te queste parti per capire dove sei energeticamente posizionato. Perché se non riconosci dove sei, non puoi anche uscire, no? Cioè, sono negli istinti, sto cercando di sopravvivere. Quindi ho paura di tutto, no? Avete presente gli animali, i gatti quando
alcuni reagiscono paurosamente, scappano via. E noi siamo così quando siamo nella paura. Il problema è che la nostra mente, essendo molto potente, cerca di schiacciare la paura. E quindi avvengono queste due forze, una che vuole scappare, l'altra che vuole tenere, e tendiamo a implodere. Che è il problema che dicevamo prima con Chiara, no? Che con sta scusa del virus si stanno facendo morire di paura. E quindi la gente implode, sta implodendo. Perché la paura della morte li sta assalendo, la loro mente cerca di tenere il corpo, no? Vigile, controllato, calmo, e queste due forze tensorie tendono a esplodere dentro di noi. Quindi bisogna decomprimere, bisogna fermarsi, dire: oh, ma se io vado fuori, a parte il mio vicino spaventato, che sta succedendo? Se apro la finestra, cosa succede? Se vado in montagna, cosa succede? No, la vita continua a scorrere tranquilla. È la nostra idea di pandemia che ci sta uccidendo, che ci fa morire di ansia, che ci fa paura, ci fa avere paura degli altri. Mascheriamoci, bardiamoci col casco, vacciniamoci. Così siamo salvi e la paura è mitigata. Fino alla prossima paura indotta, vero? Perché ci stanno inducendo paure su paure su paure. Ma perché loro vogliono controllare il popolo? Come fai a controllare 60 milioni di persone con quanti agenti ci saranno? 100.000? Un milione? Come fai a controllare su un territorio di X mila chilometri quadri 60 milioni di persone con 1 milione di persone? Fai in modo che l'umano si controlli da solo. Sono dei geni. Lasciamo perdere questa parte che non. E siamo fuori tema. Ciao Alice. Gabriella, da quasi un anno ho perso la mia si bella Silvia. Cerco di non piangere, ma il dolore rimane. E no, Gabriella, bisogna piangere. Paradossalmente, non bisogna non piangere, bisogna piangere. Se proprio il dolore è insopportabile, lo devi far uscire tutto, non ti giudicare. Cioè, aver perso tua figlia è un dolore enorme. Non te lo puoi tenere lì perché ti mangia viva. D'accordo? È importante amarsi. Cioè, bisogna anche essere fragili nella vita. Vaffanculo la gente che ti dice che devi essere forte, gli fai così. Ok? Sii fragile, permettiti di essere fragile perché hai perso una persona amata. Poi piano piano riprenderai la tua vita, piano piano. Non avere fretta, datti il tempo di guarire da una ferita. Ok? Se mi faccio un graffietto è un discorso, ma se mi tagliano un braccio è un altro. C'è un tempo di guarigione più lungo. Allora datti il tempo, non ti giudicare. E fregatene il giudizio degli altri. Questo significa amarsi. E poi sappi che non perdiamo mai nessuno. È vero che il corpo non c'è più, ma l'anima esiste in eterno. E le anime sono tutte collegate. Ok? Quindi quell'anima la puoi sentire, perché ci sei collegata. È proprio perché l'hai conosciuta qua. Puoi riconoscere la sua frequenza in mezzo ai miliardi di miliardi di miliardi di frequenze di tutte le anime esistenti. Quindi nell'anima non perdi nessuno, nel corpo invece sì, fisicamente l'hai perso. E per questo dolore ti devi dare lo spazio, il tempo, l'amore e la cura, perché solo tu ti puoi dare queste cose. E fregatene degli altri. Giusy, ciao cara. Ciao, oh, meravigliosa creatura. Meravigliosa scimmietta. Scherzo, dai, va. Grazie, Giusy.
Dovresti fare più video quando parli, mi incanti sempre e trovo il tuo essere pieno d'amore, un amore universale, riesci anche a trasmettere. Quindi dovresti fare più video. Un forte abbraccio, grazie. No, Giusy, perché cioè, voi non ci crederete, ma io non so mai che cosa vi dico, ho sempre paura di non sapervi dire niente. Pensate voi come vivete la cosa e come la vivo io. Sono due cose diverse. Io vedo tutti i miei limiti, tutti i miei difetti, tutte le mie paure. Voi invece vedete tutt'altra cosa. È così. Non riusciamo mai a vedersi. Ci vediamo con gli occhi appunto della sofferenza e delle umiliazioni vissute. A me, mio padre mi ha sempre fatto sentire sbagliato, mi ha fatto sempre sentire inadeguato, mai all'altezza del suo amore. La conseguenza è questa, che mi sento sempre una nullità. Cerco sempre di dimostrare, sempre, dimostrazioni infinite. E tutte le dimostrazioni che ho dato a mio padre per essere amato non sono mai state abbastanza. Ha sempre alzato l'asta. Ok? Sei informatico, non va bene. Diventi più bravo agli informatici, non va bene. Diventi, vai, lavori nella spiritualità, non va bene. Canali degli angeli, non va bene neanche così. Per chi non è pronto ad aprire il cuore, non andrà mai bene. E tu per essere amato farai sempre di più. E quindi poi cosa fai? Non ti riconosci. Perché per correre dietro all'amore degli altri non ti ami più. Quindi poi a un certo punto, come leggeremo qua, bisogna fare una cosa. Ora lo dico. Eleonora, grazie mille. Assolutamente sì. Ricomincerò a scrivere quello che sento, come facevo quando mio figlio è partito per l'altra dimensione. Eh sì, Eleonora. Probabilmente Eleonora hai smesso di scrivere perché la tua anima sa che se ti metti a scrivere senti tutto. Lo sai, no? La tua anima, tu lo sai dentro di te, lo so. Quindi per non sentire questo dolore di perdita hai interrotto il collegamento. Ma interrompendo il collegamento ti perdi il divino che è in te e la comunicazione costante che hai col divino. Quindi ti fai del male da sola due volte. Perché comunque tuo figlio c'è, come dicevo prima, l'anima, le anime non muoiono e noi ci possiamo sempre comunicare, sempre. Perché anche se l'anima è incarnata, è sempre presente anche nel non tempo e noi la sentiamo e la conosciamo. Quindi sì, riprendi a scrivere. Poi magari sì, aiuti anche noi. Katia, verissimo, ho appena fatto l'esperienza, è fortissima la paura, ma sono riuscita a tirare fuori il mio dolore. È faticoso, ho sudato, ero felice dopo. In 2 giorni mi è arrivato il triplo di amore, che bello, di quello che era il mio dolore. Contemporaneamente arriva la comprensione e la consapevolezza di quel dolore. Poi è arrivata tanta compassione. Tutto è stato molto forte. Volevo condividere e stasera ho avuto la conferma. Che bello, Katia. Sono proprio felice. Hai detto tutto tu. Boh, la conferenza è chiusa. Katia ha detto tutto. Nel senso, hai detto parole sante, parole vere. L'esperienza. Quando ti apri, la sofferenza esce, si crea lo spazio nuovo per l'amore, no? Infatti queste parole cascano a fagiolo. Bisogna fare spazio nella stanza piena di mobili vecchi, le sofferenze cristallizzate. Perché se hai tutti questi mobili vecchi nella stanza, la sofferenza dentro il cuore, come fai a mettersi i mobili nuovi? Come fai a vivere nell'amore e essere felice? Devi prima tirare fuori i mobili vecchi. Semplice, vista in questo modo. Per lasciare spazio al nuovo, bisogna prima far uscire il vecchio. È logico. Quindi ci sono tensioni, cose da fare, tante emozioni da esprimere. C'è da far uscire e non ci sono altre vie per alleggerire il carico. Ok? Cioè, e tutti gli altri lavori, parlavo prima con Chiara di questo. E noi con la mente possiamo fare dei lavori con le pietre, con le campane, con tutte le terapie che esistono su sto universo. Ok?
Noi possiamo fare dei lavori per alleggerire, per favorire l'energia, dite tutto quello che volete, ma a un certo punto bisogna sciogliere la cristallizzazione, bisogna tirar fuori il dolore, bisogna aprire, no, il cuore alle sofferenze e tirarle fuori. Questo è l'atto d'amore da fare ed è l'atto di guarigione. Poi servono, dicevamo, cucchiaino e cisterna, serve tante volte. Più un dolore è grande, più è stato ripetuto nel tempo, più ci ha ferito e più questo dolore va rielaborato all'infinito. Ok? Questo è per come Federico vi può dire quello che sta vivendo. Poi altre persone vi diranno altro. A voi la scelta. Scegliete tutti e non vi sbagliate. E quindi bisogna alleggerire il carico, no? Dentro di te tutte queste emozioni ci sono state anche fin troppo. È ora di lasciare spazio al nuovo, è ora di lasciare spazio all'amore. Ok, visto che l'energia si è cristallizzata da quando sono bambino a quando sono adulto, e quindi queste emozioni dolorose vissute, poi me le ritrovo nella mia vita da adulto attraverso quelle situazioni cicliche, si resta lì dentro, no? In questo loop di dolore. E quindi loro ci dicono: tutte queste emozioni ci sono state anche fin troppo, perché è da mo' che stanno lì e continuano a ricrearsi con le situazioni cicliche. È ora di lasciare spazio al nuovo. Quindi bisogna prendere, buttare fuori, e quindi si crea quel vuoto, chiamiamolo vuoto, che poi viene riempito, no? È ora di lasciare spazio all'amore. Quel vuoto che viene riempito dall'amore che tu gli dai perché scegli di guardarlo e che loro ti danno perché l'amore ti riempie, è l'amore che cura, perché nessuno ci vuole male, semplicemente è la nostra vita, la scegliamo noi. Quindi dobbiamo togliere tutte le incrostazioni. C'è bisogno di uscire da tutta la scusate, c'è bisogno di far uscire tutta la sofferenza, c'è bisogno di lasciare andare tutto il dolore, c'è bisogno di ascoltarsi e restare in contatto con se stessi. Restare in contatto, non contattare se stessi e poi basta, no, ci devi restare. H24 possibilmente. C'è bisogno di comprendersi e riappropriarsi della propria forma. E qui parlavamo prima con qualcuno di voi. Io dicevo, lo dico dopo, riappropriarsi della propria forma, perché il bambino, avendo registrato, no, tutte queste sofferenze, che cosa fa? Lui non può, dicevamo prima, no, rinnegare i suoi genitori perché sennò li perderebbe. Cioè un bambino non può essere orfano e quindi quei genitori se li fa andare bene, perché sono gli unici che ha. Se li fa andare bene, accetta quello che loro fanno a lui, e quindi più delle volte capita che il bambino si convinca di meritarsi le punizioni, l'aggressività, le violenze. E quindi si convince di essere sbagliato, di non andare bene, di non essere abbastanza. E quindi si deforma, si plasma per essere allineato all'amore genitoriale che filtra. Okay, quindi lui si deforma completamente a livello di energia. Quindi a un certo punto, quando fai il lavoro di espressione dal dolore, ti devi riappropriare della tua forma. Perché? Perché la mente che vive quelle esperienze, diciamo prima, no? Quell'esempio che vi ho fatto, se uno ha un padre che è alcolista, può capitare o è probabile che si trovi un compagno alcolista, perché quello è il modello. Chi ha continuato a registrare attraverso i sensi, ha continuato a vivere, a respirare, a nutrirci insieme, è quella abituata a vivere. Ma quando era bambina, lei voleva essere amata da suo padre, non gliene fregava niente che suo padre fosse un alcolista, lei desiderava essere amata. Poi suo padre, per i suoi problemi, per il suo vissuto e compagni, è sprofondato in quella dipendenza e quindi è stato incapace di aprire il cuore all'amore. E quindi di conseguenza di amare sua figlia. Ok? Quindi lei com'era a
all'inizio, prima che succedessero tutti questi eventi. Deve riappropriarsi della sua energia originaria, quindi riallineare la personalità che si è costruita sulle sofferenze all'essere, all'anima. Bisogna tornare uno in se stessi, fra virgolette, se vogliamo dirlo in termini esoterici. Questo riallineamento ci permette di vivere meglio la nostra vita, perché poi è solo qua che arriviamo. Cioè noi lavoriamo per il benessere, per l'amore. Quindi dove bisogna arrivare? A stare bene con se stessi. Ok? Riappropriarsi della propria energia, ricollegarsi all'anima, aprirsi all'amore. E di conseguenza la nostra vita e le nostre relazioni si trasformano. Ecco, vado un po' avanti. Anzi, adesso leggo due cose perché avete continuato a scrivere. Oh, ciao Anastasia cara. Bruna, sei bravissima perché spieghi in modo semplice. Grazie Bruna, ci provo onestamente. A volte, Chiara, parlavo con te, Chiara, che mi dicevi, Fede, non me le devi spiegare sempre le cose. Perché a volte, cioè, ho paura sapendo che. Nel senso, io sono nato a Sanremo, ok? Quando uno mi dice a me Sanremo, mi risveglia 16 anni di vita. Se io parlo a voi di Sanremo, a meno che non ci siete stati, la prima cosa che vi verrà in mente è il Festival della Canzone. Quindi un termine non ha lo stesso significato e valore per tutte le persone. Quindi per me quella parola apre certe porte, a voi quella parola non può aprire porte. Quindi nel mio caso cerco di essere anche magari più cavilloso possibile, cercare di spiegarvi nel modo più semplice e più ampio, perché non so voi come decodificate la realtà e che valore date alle informazioni. Ok, solo per quello, Bruna. Perché poi a me piace che le cose siano il più possibile semplici. Perché se cominciamo a usare troppi paroloni, già stiamo parlando di qualcosa di impalpabile, di immateriale, già dobbiamo fare i conti con la mente, con gli istinti, con l'anima, col sentire, con l'esterno, con l'interno. Se poi cominciamo a condire tutta questa roba con parole allucinanti, ciao, già è difficile così. Cerchiamo di stare schisci il più possibile. Grazie Paola, a te. Eleonora, non voglio essere patetica. Oh signore, Eleonora, non dire così. Ma in questo momento, ascoltandoti, piango. Ah, che bello. E ne sono felice. Perché vedo il collegamento di stasera come un segno. Grazie di cuore per quello che dici. E per come lo dici. Beh, Eleonora, grazie a te. Vuol dire che servo a qualcosa. Che tutta questa energia non viene sprecata, no? Al di là che non è sprecata, perché siete proprio in tanti oggi. Però ti ringrazio perché, fra virgolette, è a questo che in questo momento servo, no? A darvi una mano e a darmi una mano. Ed è solo così che si fa questo lavoro, aprendosi. Quindi non ti giudicare, ok? Togli quella parola dal tuo vocabolario. È un dono d'amore che ti stai facendo, il più grande che tu stai facendo. Amare te stessa e di conseguenza il tuo prossimo, così. Cara Chiara, grazie a te. Allora, andiamo avanti. Forma. E quindi dicevano, dobbiamo togliere tutte le incrostazioni, quindi bisogna far uscire la sofferenza. C'è bisogno di far uscire tutta la sofferenza, c'è bisogno di lasciare andare tutto il dolore, c'è bisogno di ascoltarsi e restare in contatto con se stessi, c'è bisogno di comprendersi e riappropriarsi la propria forma. Ok, l'abbiamo detto. Bisogna comprendersi. Questo è per te, Eleonora, che ti sei giudicata, comprendi? Capisci? La tua parte adulta ti giudica. Giudica la tua parte bambina che è fragile, la tua anima, che
che vuole liberarsi, la giudica la tacita. Non lo fai soltanto tu, lo facciamo penso che tutti, chi più chi meno, io non voglio giudicarvi. Eh sì, devi esercitarti un po' all'ascolto di te stesso. L'ascolto del cuore ti permette di rientrare in contatto. Ascoltando la sua frequenza, puoi sintonizzarti sulla tua vibrazione. Ok? Sintonizzandoti sulla tua vibrazione, puoi sentire la tua vibrazione. Sentendo la tua vibrazione, vibrerai la tua frequenza e ti allineerai la tua frequenza. Questa è la riconnessione, rinnellarsi al proprio stato vibratorio. Questa è un po' tosta, ok? Dobbiamo un attimo affettarla. Scusatemi un secondo. Allora, devi esercitarti l'ascolto di te stesso. L'ascolto del cuore, quindi la pratica, non è un'immagine mentale, mi raccomando, non è che io mi immagino il cuore e lo vedo battere, no, no. Qui la mente non ci serve. Anzi, se interviene, dobbiamo mollarla, ignorarla. Chi fa yoga lo sa, quando fa l'ascolto del respiro, cerca di concentrare tutta l'attenzione sul respiro, anche quando fa la pratica, quindi fa gli asana, ok? O quando fa le respirazioni, il pranayama. Cerca di restare concentrato, di vivere internamente le sensazioni. Nel nostro caso, invece di stare nel respiro, entriamo nel cuore, perché il cuore è la porta dell'anima, ok? Quindi entriamo nella sua vibrazione, tant'è che iniziano dicendo: l'ascolto del cuore ti permette di rientrare in contatto. Ascoltando la sua frequenza, puoi sintonizzarti sulla tua vibrazione, ok? Quindi ascolto la frequenza del mio battito, quindi, perché ognuno ha un suo ritmo, no? Una sua vibrazione. Ascoltando quella vibrazione mi riallineo alla mia frequenza vibratoria. Perché voi pensate che il cuore è come il direttore di orchestra che manda attraverso il sistema, no? Le vene, le arterie, è tutto un microcircolo, una pulsazione, emana una frequenza propria che va a far vibrare tutto l'organismo. Quindi quando io smetto di stare qua nella follia della mente, nelle cose incessanti, nei doveri infiniti, nelle paure, nelle ansie che mi ammazzi il virus. Torno alla mia frequenza, alla mia vibrazione, automaticamente tutto il sistema si distende, mi riallineo. Ok? Quindi qua puoi sintonizzarti sulla tua vibrazione. Ascolto il cuore, ascolto la frequenza del suo battito e quindi mi riallineo alla vibrazione. E quindi continuano sintonizzandoti su questa vibrazione che è legata al battito, sintonizzandoti sulla tua vibrazione, puoi sentire appunto la tua vibrazione. Quindi ti sintonizzi con l'ascolto e quindi la senti. Quindi è una cosa attiva che si fa. Ok, mi sintonizzo su quella frequenza e la ascolto, ne faccio esperienza, la vivo in me. E quindi a un certo punto io divento quella vibrazione. Quindi dicevano, sentendo la tua vibrazione, vibrerai alla tua frequenza e ti riallineerai alla tua frequenza. Ok? Quindi facendo l'esperienza dell'ascolto, del battito, della frequenza vibrazionale, quindi portando l'attenzione lì, per la legge di risonanza mi riallineo perché entro in sintonia, entro in armonia, entro in frequenza e quindi io stesso vibro. Ok? Mi risintonizzo. Ti allineerai la tua frequenza. Questa è la riconnessione, riallinearsi al proprio stato vibratorio. Ci siamo, più o meno. Cerco di farla più semplice. Battito. Pum, 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 no? Come si chiama? Per i medici, quando ti fanno un trapianto, ah sì, il cuore è una pompa. Ci mettiamo una pompa e risolviamo. Ok? Quindi fisicamente di per sé, per loro è una pompa. Entrando dentro la vibrazione, quindi all'energia, è tutta un'altra cosa.
perché quella pompa lì che puoi sostituire, poi crea quella pulsazione, quel circolo, ed crea quella danza armonica del flusso sanguigno. E quando io entro in armonia con questa frequenza, ok, cambia completamente la mia percezione di me stesso e della realtà esterna. Perché poi è lì, la fregatura nostra è nella percezione. Perché i sensi, l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, sono catturati da questo piano dimensionale e sono imprigionati in un mondo. Noi siamo il popolo, ci schiavizzano un po', no? Cioè, siamo in lockdown, alcuni sono in lockdown in zona rossa, altri gialla, altri arancione. Ci fanno vedere chi comanda. Noi siamo liberi se non ci ribelliamo. Se non rompiamo le scatole, se seguiamo gli ordini, perché i nostri simili ci vogliono schiacciare, usano la prepotenza. D'altronde hanno creato le atomiche, hanno l'esercito, si sparano, si uccidono, distruggono il pianeta. Questi esseri qui non hanno molto rispetto della loro anima e quindi non rispettano la nostra. Questo purtroppo è il contesto sociale in cui abitiamo. Sta a noi cercare di costruirne uno nuovo. Ok, quindi riallinearsi al proprio stato vibratorio. Ok, molliamo tutta sta roba. Torniamo dentro. Visto che ci lasciano andare, ci vogliono dentro, noi andiamo dentro. Ma non andiamo dentro qua, andiamo dentro qua. Andiamo dentro qua e ci riallineiamo al nostro essere. Lasciamo uscire la sofferenza, parliamo con la nostra guida interiore e ci trasformiamo in nuovi esseri. Quello che viene chiamata, no, essere pentadimensionale, quello che vive nel sentire, nel cuore. E loro lasciali lì a fare i loro giochini. Quando nessuno li ascolta, quando nessuno li vota, quando tutti lo ignorano, non hanno potere. Le cose hanno valore finché ci restiamo attaccati. Appena le lasciamo andare, smettono di avere valore nella nostra vita. Sempre. È un principio, è il Buddha che parla dell'attaccamento, no? L'attaccamento è fonte di sofferenza. Se smetto di attaccarmi non soffro più, perché smetto di vivere nella proiezione. Ah, la mia pallina da tennis è mia, con questa comando io, faccio tutto io. Ah, il mio telefono. Ok. Mi attacco. Vado dentro, mi riallineo alla mia anima, alla mia frequenza vibratoria. Così non mi attacco più a niente, mi attacco al mio essere. E visto che il mio essere è mio, cioè la mia anima è mia, nel senso mi possiede, non è che io possiedo lei, ok? È una coabitazione, è un co-housing. Ciao, sono Federico, vivo con la mia anima. Scusatemi se la butto un po' in vacca, però non voglio essere troppo serio. Ok, e questo è l'esempio proprio che ci fanno dell'immagine del riallineamento vibratorio, no? Se sto nella mente, mi riallineo questa è la frequenza beta, che è molto veloce, ok? Che mi riporta a qua, che questi sono tutti gli episodi del vissuto, il gioco, le cose da fare, il lavoro, i casini, i doveri, e tutte le cose del mondo fisico e del mondo mentale. Se invece scendo nel cuore, la frequenza si abbassa e io torno nel mio corpo, torno allo stato vibratorio. Ok? Alla fine, per questo io vi dico tutto frequenza, perché noi con l'attenzione e la focalizzazione sulla frequenza della percezione ci possiamo spostare un po'. È chiaro che essendoci un interno, un esterno, noi non. Chi è morto, l'esterno non ce l'ha più, vive nella dimensione interiore, no? Dell'anima. Cioè, l'anima molla il corpo e torna in se stessa. Cioè, non è che torna. Capite che l'anima, non avendo spazio-tempo, non fa avanti e indietro. È anche collegata lì, ma non solo collegata lì. Ok? Magari può essere collegata anche più corti, più
corpi simultaneamente? Io non lo so e onestamente non mi interessa neanche saperlo perché io sono qua, vivo qui dentro, devo cercare di viverci bene. Tutto il resto che mi porta troppo distante dalla mia vita, dal mio benessere, diventa una possibile fonte di illusione e di proiezione esterna nella mente. Capite? Bisogna vivere qua perché siamo incarnati. E proprio perché siamo qua e abbiamo scelto di vivere qua, la nostra anima ha scelto di fare questa esperienza, noi dobbiamo cercare di allinearci al suo volere, così capiamo meglio cosa dobbiamo fare della nostra vita. Quindi mi dicono, ricorda che noi siamo qui per aiutarti a farlo, l'allineamento della vibrazione, no? L'allineamento al cuore. Insieme. Come sempre, uniti, collegati, apparentemente disgiunti dalla materia, ma connessi energeticamente dentro di te. Esattamente quello che stavamo dicendo, ve lo rileggo. Ricorda che noi siamo sempre qui per aiutarti a fare questo lavoro. Quindi accetta il nostro aiuto. Siamo insieme, non sei tu e noi, siamo insieme. Siamo noi, diceva ieri Chiara, noi. Come sempre uniti. Collegati, apparentemente disgiunti dalla materia, ok? Perché Fede vive la separazione, è se stesso, al suo corpo. Quindi in questa stanza di X metri quadri a Sona, a Verona, io sono da solo. Mi posso sentire abbandonato, mi posso sentire perso, mi posso disperare, come a volte capita, no? Che devo fare nella mia vita? Oddio, cosa faccio? Ma dove vado? Ma cos'è giusto? Cos'è sbagliato? No, mi dispero. Mi perdo d'animo. Che bella questa parola, perdersi d'animo. Ho perso la connessione con la mia anima, mi sono perso d'animo. Allora cosa faccio? Mi dispero, a un certo punto viene fuori la sofferenza e mi ricollego e riprendo l'animo. Non mi perdo l'animo, me lo riprendo, la connessione. E quindi loro ci dicono, noi siamo insieme, non te lo dimenticare. Cioè viviamo la vita assieme a te. Non solo con te, anche con te e con tutti gli altri. Come sempre uniti, collegati, siamo collegati, apparentemente disgiunti dalla materia, ma connessi energeticamente dentro di te. Ok, quindi mi dico, l'ascolto del cuore è la via per riconnetterci al sentire. Accettando l'aiuto delle guide è possibile riprendere il contatto con noi stessi e con le nostre emozioni. Più avanti le guide ci illustreranno come entrare in contatto diretto con loro, canalizzare appunto. Ci condurranno passo passo verso il sentire con l'amore che le contraddistingue. Perché non so voi, ma io quando ho letto, quando le ho canalizzate, poi quando l'ho letto, l'amore me l'ha fatto sentire alla stragrande. E me lo fanno sentire ancora oggi. Vengo un po' verso di voi per vedere cosa mi avete detto. E niente, vi ho lasciato senza parole. Siete svenuti. Bam. Siete ancora? Datemi cenni di vita, siete operativi. Perché qua siamo praticamente abbiamo chiuso il capitolo. Io sono un'ora e 58 che chiacchiero con voi, penso che qualche elemento di riflessione, qualcosa penso di aver fatto spero di aver fatto sentirvi. E se avete ancora domande, sono qua. Gabriella, dopo sì, vediamo un attimo se qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, se no, ci salutiamo. Se ci siamo. Aspetta un attimo perché, come dicevo prima, siamo in differita, per cui da quando io parlo a quando voi scrivete passa qualche minuto. Quindi non so se avete ancora cose da chiedermi o se vi ho cotto per bene a puntino ed è ora che vi lasci andare a riposare.
Fede, cara Fede, grazie di cuore, ho pianto anch'io ascoltandoti, stella bella. Serata preziosa. Dai, sono contento, sono proprio contento di esserti stato d'aiuto. Maria, molto interessante, sei molto bravo a spiegare. Ah, grazie Maria. Diciamo che, come vi dicevo, io non so mai che cosa dico perché non saprei neanche da dove iniziare, mi attaccano la spina e qualcosa viene fuori. Mi fido e mi affido, ci provo a fidarmi. Deborah, grazie di cuore, grazie a te, Deborah. Ah, Bruna, stella bella, quanti senti giù di tono, io ci sono e posso ascoltarti. Grazie, Bruna, ma sai com'è? Ti ringrazio, magari lo farò anche, ma quando sono così scrivo alle guide e loro mi aprono l'anima e mi fanno uscire da quello stato, se scelgo di ascoltarle, ovviamente, perché se le ignoro automaticamente mi tengo il mio stato di sofferenza. Comunque ti ringrazio, siamo tutti là. Angela. Grazie tanto Federico, ti esprimi in maniera chiara. Grazie Angela. Magari aiutarti. Ah, grazie Bruna. Silvana, grazie per averci donato questo tempo e questo sapere. Beh, guardate, io ho ricevuto così tanto dalle guide che la prima cosa che ho detto lo devo dire a tutti. E quindi sono qua per questo motivo qui. Per dirvi quello che mi è stato donato. Quindi mi sono prodigato a fare un libro, cioè io facevo il programmatore, per cui vivevo in un altro pianeta. Però dopo questa esperienza ho iniziato a fare i consulti, a fare i festival del benessere, ad aprirmi un po' a questo mondo e a cercare di condividere questo bellissimo messaggio per me, che è bellissimo, che ho ricevuto. E quindi sono qua a condividerlo anche con voi e sono felice che vi possa essere stato di aiuto. Maria, grazie mille, grazie a te, cara. Paola, è stato un caso ascoltarti, non a caso. Il titolo del libro, grazie. Il titolo del libro, grazie, ti mando il link dei contatti. Così. Così trovi tutte le informazioni. Ciao Giulia, grazie a te, cara. Ciao Carmela, grazie. Ciao Teresa, grazie. Puoi spiegare cos'è la canalizzazione? Teresa, l'abbiamo spiegata. Forse è il caso che riascolti il video, sai, perché qualcosa abbiamo già detto. Comunque, quando ti ricolleghi alla tua vibrazione, quindi se hai ascoltato l'ultimo pezzo, no? L'ascolto del cuore, sentire la pulsazione, sentire la frequenza, restare in quell'energia, ok? Quella frequenza vibratoria, a quel punto lasci questa energia ti faccia dire delle cose, ti parli, ok? Canalizzare è proprio far parlare quella parte di sé. L'ascolto del cuore ci facilita molto, ci aiuta proprio. E canalizzare appunto è portare sulla terra messaggi che arrivano dalla propria anima, dai defunti, dagli angeli, dagli spiriti guida, dai maestri, cioè, da chi più ne ha più ne metta. Io non so quanti sono lassù, che fanno e chi sono. A me si sono manifestati nel libro come esseri di luce in formazione cosciente. Ok? Questo mi hanno detto: noi siamo esseri di luce in formazione cosciente. Vediamo, sappiamo, siamo dentro e fuori la tua dimensione. Di più non so. Ci sono gente che vede, io non vedo, io a volte sento, ok? Sento le cose. Se mi sento di dirti una cosa, a volte non mi sento di dire niente, a volte mi si azzera la memoria, a volte mi ricordo cose allucinate, cioè fanno di me quello che vogliono, perché io do il consenso. Canalizzare
accettare l'aiuto dei regni superiori e lasciare che loro operino dentro di te, perché l'essere umano è come una macchina, diciamo una macchina a quattro posti, ok? Io sono sul punto di guida, ma dentro di me ci sono altri tre posti, poi magari sono 300 milioni di miliardi, ok? Non so quanti posti ci sono dentro di me. E quindi possono salire nella mia macchina, nel mio veicolo fisico, tantissime anime. Se io ovviamente gli apro le portiere, perché se ho la sicura, i vetri neri, la scossa elettrica, il Kalashnikov, non entra nessuno, non vogliono. Federico non vuole che entra nessuno, nessuno entra. Federico apre le porte, accetta passeggeri, qualcuno entra e condivide con me la sua energia. E quindi io cambio vibrazione. È come nella vita reale fisica. Se sei da solo in macchina, vibri in un modo, se si siede vicino a te un metallaro vibri in un altro, se si siede vicino a te il Papa vibri in un altro ancora, se si siede vicino a te, che ne so, la vostra attrice o attore preferito vibri in un altro, ok? In funzione delle energie con cui entriamo in contatto, sia nel mondo fisico sia nel mondo animico, noi viviamo esperienze diverse. Più semplice di così non so spiegarti. Spero di essere stato chiaro. Grazie Teresa comunque per avermi suggerito questa ulteriore precisazione. Chiara, è molto bello quello che dici. Di solito si sente parlare di guide. Perché sto leggendo una cosa vecchia? Scusami. Sai che sono rimasto? Stavo leggendo una cosa vecchia. E siamo rimasti qua. Ah, ecco, visto lì adesso. Ok, Arianna. Maria, il tuo libro Leve il cuore, con quale edizione è uscito? Vorrei acquistarlo. Il mio libro è uscito con Verde Chiaro Edizioni. No, è qua. Ok? Lo vedete? Comunque, sopra vi ho messo il link. Cosa non ci hai detto? Oh, signore, Eleonora, cosa non ti ho detto? Cosa non ci hai detto? Qual è l'altro modo che non ci hai detto? Eleonora, perdonami, ma non mi ricordo. Forse Eleonora, sai cosa? Ho letto la tua domanda precedente perché mi era andata sulla chat. Ok, penso che ci siamo. Che per oggi vi ho detto tutto. Poi magari la prossima volta ci rincontriamo, se avete dei temi che volete che tratto, me lo scrivete o scrivete a Enrico su Focus o scrivete a me direttamente, io me li segno e poi li trattiamo assieme. E se non li so, provo a canalizzarli, se ci arrivo con la mia coscienza qua. Ok? Perché io certe cose non le tratto, nel senso che sono abbastanza settoriale, faccio il mio pezzettino. Che ci sono tante altre anime che fanno loro, è giusto che sono maestri in questo, io non ci entro. Quindi se posso aiutarvi come posso, chiedetemi e faccio quello che posso per dirvi qualcosa. Detto questo, io vi ringrazio, è stato un piacere stasera stare insieme a voi e condividere queste emozioni, questa esperienza, questa magia. E grazie ancora tutti quanti, ci vediamo presto. Un abbraccio, un bacio. Ciao.